Buongiorno bimbe! Ciao! Buongiorno, ben sveglie! Siete già attaccate al telefono? Cosa state giocando? Sto giocando a Mosca Bugas nuovo. Ah, ok. No, su Roblox però. Ah, c'è Stumble Guys su Roblox anche? Sì, di Halloween. Ma che figata, bellissimo! Ci sono i personaggi di Halloween? No, ah. Però è di Halloween. Quindi? Cos'è di Halloween? Allora, ascoltatemi bene, dobbiamo andare a fare la spesa perché devo andare a ritirare dei panini che ho ordinato ieri e dobbiamo andare a comprare. Perché oggi mangiamo i panini, vero Ani? Oggi mangeremo tanti panini perché a noi piacciono tantissimo. Io sono stata presa tre botte. Ecco. Ani, cosa volevi dire che è andata a prendere il gatto? Oh, aspetta. Eccolo. Niente. Non c'è, hai detto. Ok. Ragazzi, non so se avete sentito, ma Anastasia vi ha detto una cosa. Comunque, andiamo a prepararci così usciamo. E poi ho bisogno di sapere se in casa abbiamo ancora la pompetta per gonfiare dei palloncini, perché ho deciso di regalare al gatto tanti palloncini con cui giocare. Ok, dai bimbe. Ragazzi, siamo finalmente uscite di casa. Adesso andiamo a prendere dei panini e tutto quello che ci serve per l'aperitivo di stasera. Vero Ani, che c'è solo un aperitivo stasera? E basta. Ciao, ci vediamo al supermercato. Allora, intanto andiamo a chiedere se sono pronti i panini che ho ordinato, ok? E poi dobbiamo prendere l'affettato, lo Scottex per te per scuola. Ma non so se qua c'è. Cerchiamo se c'è una pompa, ma qua secondo me non c'è. Allora, mi serve tanto carne macinata e funghi. Aspetta un secondo, Vane. Ah, questi sono buoni. Ani, dove sei? Fa freddino, ci siamo tolti il giubbottino e adesso fa freddo. Guardate queste brioche col cuore di cioccolato, ripieno con cuore di cioccolato. È un croissant tutto cioccolatoso. Andiamo avanti, brava, ottima risposta. Sei disinteressata, molto strano comunque. Ancora, ma tu ogni volta ricadi sulle caramelle. Io le caramelle non le voglio. Mettile giù. No, amore, lo sai. No. Proprio perché sono gommose che non le voglio. No, amore, no. Preferisco quelle dure che le schiacci subito e le mordi. No. E queste sono dure. Ma queste sono gommose, non sono neanche buone. Sono tutte dello stesso gusto. Anastasia, lo vuoi festeggiare il tuo compleanno a novembre? Ecco, ritira. Anastasia, non sto scherzando, vuoi festeggiarlo il tuo compleanno? Fine, abbiamo optato per i marshmallow, che piacciono anche a me e sono un pochino meno pericolose di quelle gommose. Sì, allora, ma ragazzi, noi siamo qui per fare altro. Sì. Sono un pochettino piccoli. Vabbè, amore, sì. No, ma alla fine, ma ce la state? Ma che cosa sono? Caramelle gommose, sono tutte gommose. Guarda dell'altro scorso! Sì, l'avevamo presi anche l'anno scorso, però il cioccolato non è buono, Anastasia. No, ascolta, abbiamo la scorta degli ovetti Kinder a casa. Che bello, tra poco è Halloween, sì. E purtroppo non andiamo a Roma perché la vostra scuola non fa ponte e quindi è saltata la gita a Roma. No, amore. Guarda, questo è il cervello. E lo prendi e gliene dai una a Raffaele stasera? Ok, le mangiamo insieme. Così! Ho detto Raffaele? Chi è Raffaele? Ho sbagliato. Vanessa si è offesa perché non gli ho preso le caramelle gommose, ad Anastasia ho preso sia i marshmallow che gli ovetti di Halloween. Ma gli ovetti di Halloween glieli ho fatti mettere giù e lei ancora non lo sa. Adesso Anastasia la sta cercando disperatamente per tutto il supermercato. Vanessa, li abbiamo tolti gli ovetti. Li ho tolti gli ovetti. Non li voglio queste caramelle, ho paura. Perché devo stare con l'ansia? Perché devo vivere con l'ansia delle caramelle gommose? Non le voglio. Allora ti vai a prendere le altre, togli questo, dai. Quali altre?
l'altro pacchetto dell'Aribo. No, questi mini pacchetti, quelle più grosse. Allora Vanessa, senti, tanto è inutile che ti nascondiamo questa cosa perché sei qua con me. Allora, ho preso dei... Per forza. Allora, c'è quella cosa là dove... Come no, si zitta, quella no. Cosa? Ascoltami. Allora, dica io. Niente. Ascoltami, ho preso dei paninetti che sono quelli che mi devono ancora consegnare. Con che cosa li facciamo? Col prosciutto cotto, la bologna, il salame? La mortadella e il salame? Io con il prosciutto cotto. Facciamo un po' di mortadella, un po' di salame, un po' di prosciutto cotto? E il salame. Crudo? Ok. Poi, cos'altro faccio per i bimbi? Io farò anche una pizza. Margherita, che la tagliamo poi a pezzi. Volete anche dei tramezzini oppure no? Dobbiamo prepararli insieme però, eh? Quelli okay, con la maionese, il tonno. Sì. Allora dobbiamo comprare, Io li mangio. Pure io. Ok bimbe, allora abbiamo preso credo tutto quello che ci serve. Forse l'unica cosa che vorrei comprare è il pane bianco. Cosa c'è? Però non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Compriamo una confezione di pane bianco. Cosa c'è? Perché ridi? Eh? Perché ridi? Cosa c'è? Non ti vendere. Momento dance al supermercato, signori. Sei bravissima. Sei un'autodidatta bravissima. E adesso Anastasia. Sei bravissima anche tu. Allora, abbiamo fatto la prima parte di spesa, poi dobbiamo rientrare sempre in questo supermercato perché i panini che avevo ordinato non sono pronti. No, mangiamo qualcosina allora. Certo amore, ho preso appositamente le patatine così le mangiamo, va bene? Anch'io ho tanta fame, non abbiamo pranzato, sono le due, quasi. Pausa merenda, Vanessa mangia le Haribo che non vedeva l'ora di mangiare, alla fine le ha comprate. Ma hai preso quelle di Halloween? Le bustine hai preso. Alla fine hai vinto tu. Hai preso anche le bustine, quelle più piccine. Vabbè, dopo le mangiamo ancora stasera. Sì, certo. Adesso ve le sequestro, perché voi le caramelle quando io non ci sono non le dovete mangiare. Tu cosa stai mangiando? Ok, le patatine e il latte. Sentite ragazzi, mi dovete scrivere nei commenti se siete d'accordo che le caramelle secondo me sono un pochino pericolose. Io non le sopporto tanto, non le tollero, mi fanno un po' paura. Quindi ho sempre bisogno che comunque le mangino vicino a me. Soprattutto Anastasia che è più piccina. Cosa ne dite? Scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, la sorella non sa tenere niente in mano. Mi cade sempre tutto. Mi sono cadute tre caramelle. Cioè, una, due, quella. Nascosta in mezzo alle foglie. Vabbè. Ok, dai. Mancano 5 minuti alle 2. Va bene? Così possiamo prendere i panini e tornare a casa. Altro giro, altra corsa. E c'è il carrellino dei piccoli. C'è il carrellino dei piccoli. Ho visto la bambina con il carrellino. La prossima volta lo prendiamo anche noi, però qua vengo poco, non vengo spesso. Cioè, ritiriamo questi panini finalmente. Ce l'abbiamo fatta, Vanessa, fai vedere questi panini tanto attesi che siamo rientrati per averli. Mettiamoli in macchina, andiamo al Toys, compriamo quello che ci serve e poi si va a casa a lavorare. A lavorare. A lavorare. E tu a studiare. Adesso siamo tornati a casa finalmente, adesso tu devi fare i compiti, stai già aprendo la bombola di elio perché dopo dobbiamo gonfiare i palloncini e tu scommetto che vorrai fare una prova, io so già, vero? No, la facciamo dopo, adesso ti devi fare un po' di compiti. Noi ci vediamo dopo, adesso io preparo le cose che mi servono in cucina e quando è ora di fare i panini e di allestire ricominciamo col video, ok? Finiti i compiti? Sì. Andiamo a fare questi panini? Perché sì. Mancano 2 ore, arriva gente, non li abbiamo ancora preparati. Dai, fatti aiutare anche da Anastasia. Andiamo, dai. Ok, dai Vane, sei capace? Sì. A tagliare? Benissimo. Aspetta che dobbiamo prendere un tagliere, giusto? L'hai trovato? Inizio. Dai. C'è un odore, mamma. Di cosa? Di panini? Bontà. Di panini? Sì, mi sa che è arrivata. Vabbè. Panini fatti! Ma brava, Anastasia. Amore! Vediamo un po'. Bravissime. Dai, che andiamo avanti. Abbiamo preparato i panini. Siete state bravissime! Adesso, sì. Vane, facciamo i tramezzini. Ah. Ok? Col tonno e col salame, va bene? Tocca. E poi facciamo i palloncini, dai.
Anastasia ha portato il tagliere, brava amore. Adesso sapete cosa dobbiamo fare con i tramezzini, Vane? Dobbiamo prendere la maionese, che è qui, e con un coltello su una sola fetta di pane spalmare un filo di maionese. Solo un filo, eh? No! Ciao amore. Ok Ani, prendi un coltello. Balloncini. Speriamo di trovarli questi palloncini, perché non so più dove li ho messi. Vediamo chi mette su più fette di pane la maio, bravissima. No, spalmala però, amore. Io metto salame. Va bene, allora Vane mette la maio e Anastasia il salamuccio. Te lo apro, amore? No, non sei capace. Così? Vediamo? Vai, amore, sì. Tu metti la maionese e Anastasia mette il salame. Due fette di salame. Perché ridi? Guarda. Io ho fatto. Bravissime! Quanti siamo? Quanti panini abbiamo? Due? Solo? Aspetta, io salame! Tre! Non è vero. Io metto la maionese, la maionese. Com'è, Ali? Metto la maionese. Aspetta. State mangiando? Ditemi la verità. Sì. Vedo delle bocche che vanno, delle mandibole che si muovono, che vanno su e giù. Finito i salami! Finito il salame? Sì. Facciamo cotto adesso? Cotto! A few moments later. Allora, abbiamo finito? Sì. Stai lavando? Sì, il tagliere? Asciugando. Stai asciugando il tagliere? Mm-hmm. Va bene, adesso Vanessa dobbiamo andare su perché io devo preparare le pizze e nel frattempo cerchiamo i palloncini, così al massimo con papà li gonfiamo, ok? Mm-hmm. Anastasia ci ha abbandonati? Allora, vediamo i tramezzini. Questi sono i tremendi. Benissimo. Il gatto mi sta cercando di entrare. No, di venire qua? Sì. Oh, è arrivato il papà William. C'è Anastasia. Oh. Vanessa non vuol venire, forse perché vuole la sorpresa, non lo so. E adesso gonfiamo i palloncini. Si parte. Sì, quelli hanno dentro. Quelli hanno dentro dei glitter, Ani. E poi? Quando scotti? Quando scoppi ti cadono i glitter in testa, ma in teoria non dovremmo scopriarli, dobbiamo decorare la stanza. Ok, amore. Adesso papà prova a gonfiare. Noi li lasciamo per domani, appesi. Certo. Ma poi domani non ho. Ok, primo palloncino a meglio pronto. Però poi dopo domani non amo sgonfiarli. E poi no. Ci giochi? Oh, guardate che il palloncino ad Elio rimane perfettamente sul soffitto. Sono le forbici. Ma papà William me l'ha tolto e non ho potuto far vedere. C'è il primo palloncino sul soffitto? Sì! Secondo palloncino che va in sala. Ora lo voglio fare anch'io. One eternity later. Amore, tocca a te, amore, il tuo momento. Andiamo? Famiglia e amore. Bellissimi. Ti piace, amore? Bella, amore. Bella. Molto bella. Bello. Questa è la Disney. La voglio anch'io. Le unghie finte. Contenta? Che vuoi mettere?